Kenè Spazio è la prima esposizione italiana di un progetto fotografico ideato e condotto dal 2017 dal giovanissimo artista fotografo Mohamed Keita presso il distretto di Kanaji-Gila a Bamako, in Mali. È l'ultima tappa di un percorso portato avanti sotto la direzione di Cristiana Perrella al Centro Pecci, iniziato nel novembre 2018 con la mostra Parle Rans, una mostra di fotografie che il giovane fotografo di origine africana ha scattato a Roma una volta arrivato dall'Africa e scoprendo la fotografia. La mia prima macchina fotografica l'ho avuto quando dormivo la strada, frequentavo un centro che si chiama Civico Zero. Facevo molto la conversazione con un signore lì che si chiama Yves. Lui mi ha dato una macchina, un soggetto con il quale ho iniziato a fotografare da solo. Questo è il suo punto di partenza e dove nasce la sua ricerca fin dal primo scatto, che è stato lo scatto del suo zaino a Termini, dove Mohamed arriva nel 2010 dopo un viaggio lunghissimo, perché parte all'età di 14 anni dalla Costa d'Avorio a causa della guerra civile, arriva a Malta e poi da Malta arriva in Italia come rifugiato politico. E questo viaggio, Mohamed, dopo diversi anni in cui vive a Roma, decide anche di farlo a ritroso e decide di restituire quello che è il suo percorso di fotografo con i ragazzi che abitano a Kanaji-Gila, nella parte occidentale di Bamako, una zona rurale, adibita all'allevamento, alle campagne, ma anche all'edilizia, dove diversi ragazzi minori non vanno a scuola, perché le scuole sono per la maggior parte private, quindi corrette e insostenibili da parte di diverse famiglie, magari ancora non lavorano perché sono in quella fascia di età, e Mohamed ha detto: io voglio insieme a loro costruire un progetto che al tempo stesso, attraverso la fotografia, è anche una piattaforma di educazione, di partecipazione, di autorappresentazione, di autodeterminazione. È il luogo dove si possono esprimere, perché la fotografia la prendono in due edifici che sono stati costruiti da Mohamed, da suo fratello e da numerosi amici, e dove i ragazzi possono ricevere la prima educazione e possono fare attività formative legate alla fotografia. La Fondazione Piano Terra Onlus ha abbracciato il progetto di Kenè fin dal suo inizio, da quando Mohamed Keita l'ha proposto e lo ha reso possibile. Fra le variazioni di promozione, ovviamente, c'è anche questa mostra, Kenè in Mandingo significa spazio, che abbiamo ricostruito come un vero e proprio spazio qui al Centro Pecci. La mostra è divisa in tre sessioni. La prima parte ospita le cinque fotografie di Mohamed Keita realizzate in Mali dal 2016 fino al 2020, una ristretta selezione ovviamente del suo ampio lavoro. Una seconda parte è dedicata alla creazione di Kenè, quindi alla costruzione dei due edifici. Mohamed, nel primo mese di attività, oltre a fare i lavori di muratura, si occupa anche di rendere partecipi i primi ragazzi. Alla fine delle sessioni degli shooting si torna all'interno degli spazi di Kenè e si fa un lavoro di selezione collettiva e di discussione di quelli che sono gli scatti, scegliendo i favoriti. Oltre alle immagini che documentano come progredisce Kenè, abbiamo anche le attività quotidiane fatte dai ragazzi con anche i loro ritratti individuali. La terza parte si apre sullo spazio di Kenè, sono 50 scatti, molto diversificati fra di loro. C'è un susseguirsi di diverse inquadrature e diversi paesaggi che spaziano dalla campagna di Kanaji-Gila a Bamako, a ritratti fatti sia ai propri amici, amiche e alle famiglie, così come ad estranei. Troviamo anche altri linguaggi che inaspettatamente si mescolano fra di loro. La fotografia di moda, con pose di moda e scenografie fatte invece con un ragazzo che abita la strada.
che ne anche crea un'economia alternativa, che Mohammed difende tantissimo perché anche qui è circolare. Viene fatta molta promozione sull'acquisto delle fotografie e anche del libro a cura di Giulio Cederna, perché tutti i proventi vengono rimessi nelle altre aree circolari di Kenè, quindi a Bamako e anche a Nairobi. C'è una parte digitale importante che si muove sui social, su Facebook, su Instagram ed è anche un sito. La fotografia è un mezzo attraverso il quale far circolare le risorse, le persone, la conoscenza e attraverso appunto diversi luoghi.